Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa svizzera, la Erlengrat. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, che è gratuito ragazzi, iscrivetevi, lasciate sempre un bel pollicione all'insù e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei video. Allora ragazzi, ultimo gameplay, abbiamo messo questa qua, questa produzione di uova, eccola qua ragazzi. L'ho trovata sui siti esterni, è solo per PC ragazzi. Ecco qua i primi pallet di uova biologiche, questi sono pronti per essere venduti. Allora ragazzi, oggi se vi siete perso poi il gameplay, ragazzi, lo trovate in link, c'è il link in descrizione. Allora oggi ragazzi, oltre dobbiamo innanzitutto qua rimettere a lavorare i miei operai, perché sto un po' in ritardo con i lavori. Stiamo ad aprile, qua già dovevo sta, i campi dovevano stare già che belli che seminati, invece sto un po' in ritardo raga, quindi devo assolutamente un po' sbrigare questi lavori. Dopodiché devo coltivarli, ragazzi, e poi seminarli. E ci seminiamo i girasoli. E sarà l'ultima volta, raga, che semineremo i girasoli, perché l'olio non lo faremo più con i girasoli, ma con le olive. Perché abbiamo messo, sempre nell'ultimo gameplay, ragazzi, abbiamo rimosso le serre che avevo, dove ho messo la produzione di uova, e ho messo poi le serre, ora vi faccio vedere ragazzi, no, anzi facciamo prima così, ho messo quindi le serre di uva e di olive. In pratica così faccio le olive, con le olive ragazzi ci faccio l'olio. Però prima di farvi vedere questo, raga, volevo un attimino andarmi a noleggiare una ralla, ci noleggiamo questa e ci andiamo a noleggiare anche il micheletto, ragazzi, il mitico micheletto, eccolo qua, ce lo noleggiamo, perfetto. Perché? Perché oggi, ragazzi, voglio un po' aumentare il mio bestiame di mucche, perché mi servono più mucche, perché mi serve molto più latte, visto che il latte mi serve per fare sia il cioccolato e sia per fare anche il formaggio, quindi mi serve molto più latte di quello che produco adesso. Quindi per fare ciò, ragazzi, andremo a mettere un altro pascolo di mucche e oggi vorrei andarle a prendere con il mitico Micheletto qua, se riesco a agganciarlo. Ok, mo io ho paura a mettere l'autodrive perché lo sto rimorchio è così lungo, sicuramente non so se ce la fa. Quindi io mo, sai che faccio? Cerco di portarlo su almeno a superare il centro abitato e poi mettiamo l'autodrive, raga, perché sennò questo dal centro abitato non esce. Quindi e andremo a mettere il pascolo, ragazzi, sopra dove abbiamo il frutteto, la parte sopra. Abbiamo un bel pascolo di erba, quindi là stanno benissimo. Allora, io mo da qua potrei anche provare a mettere l'autodrive. Vediamo un po' che succede. Allora, da qua potrei metterlo. Vediamo un po' un attimino, eh. Deve andare qua sopra. Vediamo un po' che qua c'è il, quindi è tutta dritta, c'è solo sta curvetta qua, penso ce la dovrebbe fare, speriamo. Allora, stavo dicendo ragazzi, controlliamo un attimino pure le produzioni qua. Qua abbiamo un po' di birra da vendere, che la possiamo anche vendere ragazzi, questa la portiamo qua, tanto dobbiamo fare un passetto e la scarichiamo qua direttamente. No, qua non l'accetta, perché? Ah, qua quest'altro era più o meno quasi 1.000 euro a pallet, so, di birra. Questo lo portiamo direttamente là. Così andiamo a levare qualche pallettino. Vabbè, qua non finirò mai, raga, perché riescono in continuazione, dobbiamo venire col camion.
poi abbiamo, vabbè, una montagna di zucchero sempre. E qua ho messo, ragazzi, le serre, quello che vi stavo a dire, l'ho levate da là sotto e l'ho messo qua, ragazzi. Ho messo una piccola recinzione pure, eccole qua, e ho messo in modo tale che mi spawna soltanto la, ma cacchio si chiama, soltanto le olive, e l'uva l'ho messa a vendita, raga, vedete, ho messo l'uva a vendita e immagazzinamento delle olive, perché le olive, ragazzi, poi da qua le andremo a portare qua al frantoio, questo qua, in modo da farci l'olio di oliva, che vale di più rispetto a questo di girasoli, ragazzi. Quindi questo sarà l'ultima volta che faremo i girasoli per fare l'olio, quindi d'ora in poi l'olio faremo solo con le olive, o al massimo possiamo provare pure a farli con la colza, l'olio di colza, e vabbè. Allora, io direi possiamo mettere a seminare anche, no, io questo lo posso mettere pure a seminare con questo, sì, diciamo che non perdo tempo. Qua ho tringiato tutti gli stocchi, raga, quindi io questo, volendo, lo potrei iniziare a farlo seminare, così non perdiamo tempo, ragazzi, no? Così noi ci andiamo un attimino a vedere sto pascolo, a deposizionarlo. Ok. Oh, si è agganciato. No, è arrivato l'autista, perfetto, già qualcosa. Ok, abbiamo detto girasoli, ragazzi, girasoli, quindi questo lo mettiamo un attimo qua. Ok, perfetto, sta seminando, vai. Allora, andiamo un attimino a vedere, questo è arrivato, bravissimo, e ci andiamo a comprare le mucche, le mucchette, ragazzi. Allora, compriamo. Allora, compriamo sempre queste, la Holstein, raga. E compriamo queste già pronte che ci fanno, insomma, il latte, perché queste qua da 0 mesi, raga, il latte non lo fanno all'inizio. Prendiamo queste, dai. Queste da 1000. Ne prendiamo 32, raga. Compra. Ok. Povero 140, mi sa che non ce la fa, ragazzi. Mamma mia. No. Abbiamo, forse devo prendere quell'altro, raga. Aspetta, faccio, facciamo così, perché non ce la fa questo povero trattore. Ora vado a prendere l'altro, il case, raga, un motorno. Ecco, ragazzi, ho preso il case perché poverino il 140 c'ha ragione, come fa, non ce la può fare. Quindi prendiamo questa bestia, questo non dovrebbe avere problemi, anche se pure questo qua mi pare che, dai, che ce la fai. Mamma mia, ma così pesante è sto rimorchio, raga. Vabbè, pare che l'ha cacciato fuori, pure lui fa molta fatica, ragazzi. Questa qua ci voleva il camion sicuramente. Mamma mia, quando arriva? Ecco qua, raga, ha preso un po' di velocità, ma la vedo dura alla salita là. Dobbiamo salire sopra la farm, là sopra il frutteto, ragazzi, non so se ce la fa. Ora vediamo un po' che succede. Vediamo un attimino, raga, se ce la facciamo. Ma spero di sì. Vediamo, qua è tosta, ragazzi, qua è tosta.
E infatti non gliela fa. No, 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 no. Ecco ragazzi, ce l'ho quasi fatta, eh. Mamma mia, è stata durissima. Salì piano piano, ecco, a 2 all'ora, 3 massimo. Mamma mia, va. Proprio pesante sto rimorchio, raga, poi pieno. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che fatica. Che fatica, non è finita qua, raga, perché non è detto che lo riesci a portare sopra, eh. Se mi incastro a qualche parte è la fine, raga. Dai. Mamma mia, che faticaccia, ragazzi. Vabbè, fermiamoci un attimino qua, perché sennò... Allora, mettiamo la stalletta. Allora, mettiamo quella che abbiamo messa anche giù, ragazzi. Questa del... Ma che sto a fare? Questa qua del pascolo. Eccola qua, ragazzi. Io penso dobbiamo mettere, raga. La mettiamo tipo qua. Non lo so, perché io lo metto tipo una o qua. Insomma, mettiamola qua, dai. Ecco qua, a posto, messa. Ora andiamo a scaricare. No, porca miseria, l'ho rimessa al contrario. No, 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 non l'ho messa al contrario. No, 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 no. Non ti incastra là, per favore. Per fortuna, ragazzi, non si è incastrato, eh. Scarichiamo ste mucche e basta, mai più col Michieletto qua sopra, perché assolutamente non è il caso. Ma dove si scaricano? Qua? Per favore. Apriamo tutto. Scarichiamo, perché raga, cacchio sta il trigger. Mamma mia. Allora, io devo solo vedere a dove sta sto trigger. Porca miseria, di là. Era all'altro lato. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Allora, dai. Oh, alleluia. Alleluia, alleluia. Eccole qua, ragazzi, questo sarà il nostro nuovo pascolo, raga. Ecco qua, guardate che belle. Guardate come ci stanno bene qua sopra, raga. Proprio in montagna, in mezzo all'erba. Bellissimo. E poi più avanti, casomai, vediamo un attimino. Ne avrei voluto mettere un altro anche un po' più di qua. Così qua, raga, facciamo tutto un bel allevamento di mucche, perché raga ci abbiamo bisogno di latte. E mo, ragazzi, dobbiamo pure fare la finagione, perché mo ci servirà molte balle per fare pure la razione mista. Insomma, dobbiamo un po' da fare. Allora, io direi mo, facciamo così. Ah, questo qua dice che ha finito, questo lo mettiamo a seminare. Questo lo mettiamo di là, all'altro campo. Quindi poi qua ci devo passare il rullo, il sarchiatore, devo fertilizzare. C'ho da fare un sacco di cose a sti campi. Allora, qua mettiamo a lavorare. Ma io in farm non c'ho nessun...
aspetta, agganciamo un attimino, spostiamolo un po' questo, perché ora ci devo portare l'acqua e un po' di e un po' da mangiare. Vediamo un po' un attimino. Mamma mia, questo rotto. Allora, ora ci portiamo l'acqua e poi un po' di razione mista, che la dovrei avere. La dovrei, non lo so. L'acqua, dove cacchio sta? L'acqua, la botte dell'acqua sta di là. Qua mi dovrò comprare un altro trattorino piccolo, raga, per fare sti lavoretti, perché insomma quest'altro non si possono fare. Ok, trattorino solo per uso animali, raga, qua. Sono belle tutte queste mucchettine, ragazzi, qua. Ok, vorrei fare una stradina che mi entra da qua, che si va a agganciare a quest'altra. Speriamo che c'è un po' di razione mista fatta, perché sennò bel problema, un bel problema. Questo possiamo lasciare pure qua. Ok, vediamo un po' se ce l'ho. Mi pare vuota. È vuota, sì. Poca roba. Vabbè, dai, poi la faccio poi off camera, raga. Intanto ci diamo un po', ci diamo un po' di questa qua. Ecco qua, ragazzi, per il momento possiamo concludere qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto il gameplay. Lasciate sempre un bel pollice all'insù e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi ringrazio a tutti come al solito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!